Bene, vediamo se riusciamo a fare quello che dobbiamo fare. Aspetta, perché devo impostare. Allora non ci sta, per cui adesso costruiamo l'inquadratura, mettiamo il microfono. Questo qui, Pezzettino della pelle. videocamera è quella sbagliata. Ah, non la sta proprio riconoscendo, scusa. Ah, bene. Ma perché non la riconosce? Scusate un attimo, È sempre molto interessante questa parte. eh. Ragazzi, Sai che sarà la arriviamo. parte che fa più click? Sicuramente. Abbiate pazienza, ma come si chiama? Un secondo. La community di appassionati audio video. Esatto. Dai, un secondo, tanto ci stiamo Sì, che radunando. bello. 8 secondi, Allora. ragazzi. Ma Francesco non c'è comunque, ti Ma ricordo. devo Allora, mettere possiamo annunciare la che oggi videocamera. parleremo di. Parleremo Ah, di The sì, Whale, esatto. parleremo di Pearl, parleremo di I figli degli altri, parleremo di Ti mangio il cuore e parleremo dell'immensità. Ok. E di E Vera. di Vera. Vera, te lo scordi. Lo Facciamo Avete fra un visto secondo, c'è Alessia, aspettate. finally. Aspettate. Sentiva le nostre Ci voci. siamo, eh? No, non sta andando la videocamera che deve andare, Vabbè, questo va intendo bene. dire. Non sta funzionando, non so perché, un attimo, eh. Cosa avrò attaccato? Non so. Ragazzi, problemi Intanto, tecnici. se non vedete Gabriele Lingiardi è perché sta vedendo In viaggio, il film di Gianfranco Rosi sui viaggi del Papa, commissionato dal Vaticano. Al momento non stanno vedendo nessuno, Stanno credo. vedendo Però assolutamente il tutti, silenzio di tranquilli. Gabriele Lingiardi. No, stanno vedendo, Ma stanno sì, vedendo o no? fin dall'inizio vedevano, Allora. è che io ho una videocamera più larga e non capisco perché non Ah, lo sta vabbè, ok, riconoscendo. quindi è un problema di Per cui inquadratura. intanto iniziamo a parlare, Sì. intanto quadro vuota, così Ok. almeno una volta che trovo, ecco, c'è Calò. Ciao, vedo un gomito, sarà di Francesco, sì, Vabbè, vieni Francesco. qua a vedere il pubblico. No, ma volevo, ho una Senza di videocamera muro. apposita. Allora, Iniziamo cominciamo da a parlare. The Whale. Cominciamo da The Whale, che è il film di ieri sera, che tra Ovvero l'altro l'immensità. No. è una giornata di immensità, in effetti, eh. Attenzione, è una giornata di Di immensità. grandezza. Sì. The Whale, che tra l'altro va andato stasera, cioè hanno aspettato tutta quanta la giornata per fargli fare il red carpet quello buono. Vuoi cominciare tu, Francesco? No. No, comincio io. Comincio io. The Whale è The Wrestler, cioè è lo stesso format di Aronofsky. Prendi un attore che è stato famoso e non è più famoso come era prima, si racconta una storia che in una maniera o in un'altra echeggia la sua, nel senso che Brendan Fraser ha avuto poi dei problemi di peso, chiaramente non come quelli del film, ma insomma, ha avuto dei problemi di peso. Si incentra il film su di lui, una storia di padre e figlia, e si punta sul melodrammatico. È un film che punta in questo in particolare poi è tratto da un'opera teatrale. Si vede, nel senso che poi è ambientato tutto quanto in una casa, più che altro in una stanza, ma diciamo in una casa, ed è molto funzionale il fatto che questo qui è una persona grassissima, grassa in maniera malata, nel senso in maniera problematica. Una delle prime cose che vediamo nel film, che gli misurano la pressione, lui si va a informare quel numero di pressione, cosa implica, e c'è scritto chiamate il 911 quando si avete una cosa del genere. Esatto. Non si può muovere, o meglio si muove con, come lo chiamereste poi quell'oggetto con cui lui si muove? Deambulatore. Deambulatore, si muove con un deambulatore perché non si regge in piedi, troppo pesante. E fa l'insegnante di letteratura in università online, in corsi via Zoom. E a un certo punto, in questa, credo siano 2 giorni, quant'è? Un giorno, 2 giorni? No, quasi una No, una settimana. Quasi una settimana. settimana, scusate. In questa quasi settimana, è vero perché poi la figlia viene più volte, riceve la visita di questa figlia che ha abbandonato 8 anni prima, non vi dico perché, insomma, su cui ci fermiamo. Comunque c'è la figlia di mezzo. Chiesa di Sink. Sedisync, esatto. E com'è? Allora, è un film, la fattura è, mi sembra buonissima, cioè è un film realizzato veramente bene. Lui, tra l'altro, è un film in 4/3, ma Esatto. contrariamente a Monica di Pallaoro, è un 4/3 che serve tantissimo perché non solo è più adatto alla forma assurda che ha il protagonista, ma poi lo incastra ancora di più. È un film sul fatto che lui non si muove, è incastrato, è bloccato. Ci sarà tutta una serie di ragioni per tutto ciò, chiaramente. È un film a tutto piani medi e totali, non ci sono pochissimi. Primi piani che Aronofsky si gioca al momento giusto, quindi cioè, da quel punto di vista è un film che mi è piaciuto, è un film scritto benissimo, viene da un'opera teatrale scritto benissimo. La cosa che a me non è piaciuta, il momento in cui a me il film mi ha perso totalmente, è che a differenza di The Wrestler, ad un certo punto comincia a insistere molto sul melodrammatico, comincia ad andare a caccia di lacrime. Se ricordate The Wrestler, gli bastava una singola lacrima di Mickey Rourke per detonare dentro lo spettatore, mentre invece qui hai l'impressione che la commozione non sia una conseguenza dei fatti, ma la finalità del film. Spinge così tanto che a me mi finisce per pettermi. Detto ciò,
è un film che mi sembra, se vi chiedo anche a voi, mi sembra che sta andando molto bene. La proiezione, applausi scoscianti come non ne ho mai sentiti qua in questa edizione. Le persone con cui parlo mi sembra che ne parlino bene, non ho letto le testate americane. Sono uscite le recensioni e sono... Tutti dicono, lui incredibile, il film non è... Lui è... Lui ha tirato chili e chili di prostetico, di trucco per farlo ciccionissimo. Andre, a te non è sembrato che fosse in computer grafica il cibo quando mangia? No. No, probabilmente alcune cose le hanno aggiunte. Sì. E secondo me c'è stato un enhancement anche, sì, perché, anche roba, del corpo. Ma come, si, come si muove? Comunque, lui recita sotto chili di prosthetic e quindi recita di voce, di occhi, di sguardi, è molto bravo, ma questo insomma, Aronofsky lo fa. E quindi, so, lui si gioca la sua partita, sia qui che poi a febbraio. Comunque in 5 giorni abbiamo già infilato 2 sicure candidature all'Oscar e possibili anche premi, sì, per come conosciamo. Si giocano la loro partita, è un film a 24, quindi sarà un film che farà la sua corsetta, però io non sono soddisfatto, c'è niente da fare, non sono soddisfatto, avrei voluto, mi piacesse di più. Okay. Io l'ho trovato molto trash, un film molto sensazionalista, non mi ha convinto... diciamo, l'unica cosa che mi convince è l'affetto che ho per Aronofsky, che dopo il molto più bello e interessante Madre, che qui è stato abbastanza rifiutato, ha rifatto la stessa cosa che ha fatto in passato quando ha preso delle stecche come The Fontaine, e quindi ha fatto The Wrestler, è identico a The Wrestler senza essere bello come The Wrestler, e soprattutto... Diciamo che a me il Fraser non l'ha convinto affatto, perché è veramente, è solo un make-up, non ho trovato lui interessante, mentre Rourke era divino l'incontro con Rourke in quel momento della sua vita. Quindi non mi ha convinto affatto, diciamo, l'ho trovato molto pretestuoso, tutta questa tensione iniziale tra lui e la sua famiglia, lui e la sua ex moglie, lui e la sua ex figlia. Andrea, andato via. Non lo so, diciamo, mi sta simpatico Aronofsky, gli voglio bene, ed è un tentativo di rimettersi in carreggiata e potrebbe avere la nomination, assolutamente, però proprio molto, molto sguaiato ho trovato. Diciamo che lui sta in Idaho, in questo appartamentino, le persone entrano ed escono, Sadie Sink è insopportabile, io la amo moltissimo in Stranger Things, e qui è questa adolescente molto arrabbiata, sempre blandita dal film, sempre leccata, questa sua rabbia con tutti che dicono che lui che dice che è intelligentissima, sua figlia che è fantastica, lei che dice che lui è una merda e fa schifo, e è un film molto furbo perché poi punta sul body shaming e quindi punta su questo ribrezzo che anche lo spettatore deve provare nei confronti di Jabba the Hutt, che è lui praticamente, e l'ho trovato un film, un tentativo di Aronofsky di tornare in carreggiata, e io gli voglio bene, ripeto, però mi piace molto di più l'Aronofsky che rischia, quello più pazzo, più coraggioso, che è Madre, che è Fontaine, che è anche Noah, rispetto a quelli più controllati. The Wrestler è un capolavoro assoluto, il Cigno Nero fa quello che deve fare, tutti i film presentati a Venezia, il rapporto tra Aronofsky e Venezia, e non, diciamo che il film ti chiede di credere a tutto ciò che è successo, che non ti racconta nemmeno bene. Per esempio, io sono molto deluso da una parte centrale del film, che è, diciamo, il dramma che è accaduto a un personaggio legato al nostro Jabba, che era un suo innamorato, che non ho, proprio che non si capisce. Non è ben chiaro. Insomma, che è chiave, però, quindi sì, non è una buona scrittura affatto. Perché è, diciamo, il destino di questo personaggio è chiave per quello che è successo e anche per la scelta di lui di lasciarsi andare in quel modo. Però poi lui, io diciamo, mi irritano quei film in cui lui, il film comincia e lui ha una nuova motivazione all'improvviso, che uno si chiede, vabbè, ma questi 8 anni prima, perché? E quindi entrano e escono i vari personaggi che sono sta figlia perennemente incazzata, poi senti che l'ex moglie è un grosso problema, poi l'ex moglie entra in scena e non pare un enorme problema, e quindi anche quello mi ha molto deluso. Poi c'è la sorella di questo suo grande innamorato che non c'è più,
E poi c'è un pizzaiolo che... E poi c'è pure il missionario. Il missionario è quello che mi è piaciuto di più. Anche perché me lo ricordo in Iron Man 3, che era il bimbo, sì. Io adoro Iron Man 3. Ty Simpkins, scusate. Diciamo che è quello che recita meglio, è quello che mi ha convinto di più. Ed è questo buffo missionario che... Forse poi non si capisce bene. È l'imprenditore di essere missionario, perché poi si capisce che si è messo in proprio. Esatto. Lui mi è stato, sì, lui mi ha intrigato, perché poi sì, la sua linea è sguaiatissimo. Diteci se ci sentite bene. Te, Andre? Allora, a me è piaciuto più di Francesco, forse un po' meno di te. Mi ha molto commosso, tranne questo finale, che è un po' la tendenza di Aronofsky, secondo me, a fare queste cose, che non entro nel dettaglio, però ci sono due cose che mi hanno colpito tantissimo, e tra queste non c'è assolutamente la sceneggiatura, perché dovete sapere, sono molto appassionato di alcuni programmi di real time, uno quando vado a dormire, uno è la dottoressa Pimple Popper, sospettavo, e l'altro è Vite al Limite. Non è nulla di diverso di una puntata di Vite al Limite, la trama del film. No, nel senso che anche a livello... Ma io sono puntata del genere. Aspetta, anche a livello di... No, beh, ci sono un paio di puntate... Non l'ho visto tutto. Non l'ho visto ogni puntata. Però il livello di degrado umano, il livello di degrado anche sociale in cui vivono... Anche, per esempio, la dinamica tra lui e la sua coinquilina, che... fa l'infermiera eppure gli dà le peggio cose da mangiare. Sì, sì, sì. Però poi rifletti su perché fa queste cose, rifletti anche su come quello che capita a lui sia un po' una sorta di contrappasso rispetto a quello che è capitato ad altre persone, altre cose. Tutto fuori campo, perché tutto è strettissimo in questo campo quadrato, in questa casa, in questa stanza quadrata, da cui lui ogni tanto cerca di uscire, non riesce mai, perfino quando gli danno una carrozzina per muoversi meglio, si muove peggio, non riesce a passare da un corridoio a un certo punto. Però appunto la cosa che mi è piaciuta di più in assoluto è Brendan Fraser, perché mi ha fatto pensare a Gollum. Noi all'epoca del Signore degli Anelli ci fu una grande polemica su ma è recitazione o non è recitazione, dobbiamo dare l'Oscar ad Andy Serkis, dobbiamo nominarlo, però è CGI, ma allora dovremmo premiare gli artisti perché in realtà è computer grafica. E all'epoca noi dicevamo vabbè, ma un attore con sul make-up prostetico fa la stessa cosa, no? Noi che per anni poi abbiamo tifato per la nomination all'Oscar a Andy Serkis, e siccome io amo avere una certa coerenza, continuo a dire la stessa cosa: c'è un sacco di make-up, ma dietro a quel make-up ci sono degli occhi. C'è una recitazione che viene anche enfatizzata per poter passare attraverso quei chili e chili di make-up prostetico, così come Andy Serkis vedeva la sua recitazione, doveva soppesare la sua recitazione in base alla risposta poi della, diciamo, del motion capture, che dava una risposta diversa sul modello in computer grafica. Ci sono questi occhi di Brendan Fraser che sono la cosa più dolce in assoluto. Cioè io dalla prima inquadratura mi sono sentito completamente... trasportato da questo personaggio. Poi sono d'accordo che non anche tutto la voce che fa è bellissima. La voce che fa, poi ti viene molto da contestare alcune scelte che vengono fatte sia da lui che dai suoi amici. Però al cuore di tutto questo, dietro quei chili di make-up prostetico, non di grasso, ci sono degli occhi che sono la cosa più espressiva in assoluto e che mi fanno dire dategli la nomination all'Oscar e magari la vincerà pure. Questo a me ha colpito tantissimo ed è la cosa che mi ha colpito di più del film. Poi per il resto non mi ha annoiato un secondo. Ci sono anche delle soluzioni, però è perché Aronofsky è un bravo regista, sa lavorare molto bene con l'immagine, con l'atmosfera, col senso di oppressione, anche da dove sceglie di inquadrare, che poi è quello che fanno i registi, no? Cioè, e quindi da questo punto di vista, secondo me, poi tutto quanto funziona. Funziona anche il voler caricare a livello emotivo, anche ti viene da dire, ma una sberla sta ragazza, perché è insopportabile, sta figlia è insopportabile, veramente. Così come è insopportabile, l'ottimismo costante che ha lui. Il film. Lui è un questo ottimismo costante. Che piace, cioè a me, anche io le vorrei. Sì, però è tipico di Aronofsky. Però mi piace molto che invece lui abbia una strana forma di essere succube di lei, però poi di
no, di riuscire anche a fare breccia in una certa maniera. Ma però è anche un po' una forma di pietismo che lui stesso, il regista, ma anche lui stesso, poi c'è questa cosa della balena, no? E quindi che ti viene molto spiattellata in faccia, capitano H, eccetera. Non lo so, io, a me, Aronofsky a volte piace, a volte non mi piace. Lo trovo un regista spesso un po' troppo manipolatorio nei confronti dello spettatore, e che ti vuole proprio caricare a livello emotivo e farti piangere a tutti i costi. Però con me stavolta ha funzionato, perché mi ha commosso il film, mi è piaciuto, tranne però stile Tar, una parte finale che in questo caso è molto legato a cosa fa Aronofsky di solito proprio, per cui lì gliela perdono, perché questa lo fa sempre Aronofsky, queste cose un po' così, che poi quando vedrete il film capirete a cosa mi riferisco, per cui basta. Forse potrete pensare di aver amato The Whale, ma non l'avrete mai amato quanto Bianca. Io mi sono fatta manipolare completamente da Aronofsky e mi ha emozionato tantissimissimo, e pur essendo estremamente melodrammatico rispetto agli altri film. E vabbè, il personaggio di protagonista, cioè, a me è piaciuto molto, e mi è piaciuto anche l'aspetto della scrittura di cui non avevamo parlato, cioè che loro intrattengono un rapporto che si basa sulla comunicazione scritta, cioè non riescono mai a comunicare davvero con le parole, perché appunto lei, la figlia, ha un carattere molto duro, è una ragazza molto difficile, e lui ha questo, vorrebbe salvarla, no? E si collega anche con il concetto di salvezza, che si collega con il concetto di fede, quindi il personaggio del missionario. E quindi appunto il fatto che si metta in mezzo alla scrittura mi è piaciuto molto. Poi sì, la metafora della balena è, cioè, va da sé. Però a me ha emozionato tantissimo, mi sono proprio lasciata prendere dal film, e a me ha dato molto. E mi è piaciuto tantissimo anche il personaggio dell'amica di lui, che ha forse il conflitto più forte di tutti. Cioè il conflitto scritto meglio, il conflitto scritto meglio, perché per lei ci sono in gioco molti più elementi rispetto agli altri personaggi. E recita benissimo, l'attrice di cui non mi ricordo il nome purtroppo. E, no, a me è veramente è piaciuto tantissimo, e, non sono d'accordo con voi, ma hai visto proprio della scrittura? Hai visto che bello che a un certo punto il film ti insegna una cosa, una tecnica di narrazione, perché lui legge spesso questi essay di questi ragazzi, ce n'è uno in particolare, non vale la pena dire di chi l'ha scritto, in cui si dice che è molto triste in Moby Dick le descrizioni delle balene, perché capisci che è una maniera in cui il narratore cerca di evitare di tuffarsi nella sua storia triste, che è un po' quello che fa The Whale, che devia su altre storie ogni tanto, per come se non volesse. Lui ti insegna questa cosa e poi la applica in modo che tu la riconosca, è una cosa molto bella. L'unica cosa che non mi è piaciuta è, cioè, la coerenza della regia nel finale, di cui non dirò niente, però proprio come è montato e come è girato, che ha... Ultima scena, dici proprio? Sì, quando si sposta laterale rispetto ai personaggi, che lì proprio è anti-climax, quando per tutto il tempo ci ha abituati a questo stile sempre in crescendo, lì va a sottrarre, che mi sono sentita proprio come delusa nel momento in cui volevo essere più emozionata. Tu dici, ancora di più. Esatto, no, a quel punto, cioè, facciamo tutto, no? E invece no. Oh, poi nel film c'è un errore, proprio una roba totalmente implausibile, a cui non ho mai creduto per nemmeno un secondo, cioè che la figlia di lui si scopre che insomma non ha molti amici, cos'è, e che posta tutte le cose su Facebook. Però dipende quando una liceale. Però dipende quando è ambientato. Ma tutta la tecnologia moderna. Cellulari touchscreen. A me faceva veramente stranissimo. Però lui utilizza un sistema di video chat. Secondo me è ambientato una decina di anni fa. Forse quello, sì. Sono sbagliato social network. Secondo me è ambientato una decina d'anni fa, perché anche il sistema di chat che utilizza lui, poi quando manda quella specie di messaggio, anni fa, se non lo dici. Non è Zoom, è una... Sì, beh, non è Zoom, ma è un sistema universitario, cioè, dell'università, c'è il logo di quell'università. Possibile. Sto pensando che cosa... No, beh, lui ha una specie di... Però potrebbe essere un computer di 10 anni fa. Sì, ma non ha senso ambientarlo 10 anni fa, no? Non ha nessun senso. Che cambia? Cioè, semplicemente se non me lo dici, poi... Boh, non lo so, stiamo tagliando Francesco, e in effetti sembra una specie di demone che si sta con dietro i cactus. Ci chiedono dove siamo, perché vogliono venirci a salutare, però io ho un po' paura di... No. Non so se è il caso, ragazzi. Al Lido. Ma invece voglio menare. Undisclosed location. Forse, no, dovremmo in realtà, con qualcuno dovremmo dire, becchiamoci un giorno a questo
quest'ora e beviamoci qualcosa. Perché? Se sabona. Perché se sabona. No, porta, ci aspettiamo che si abbona. Ricevutina. Se siete abbonati, potremmo fare abbiamo una settimana per incontrarci. Potremmo incontrarci. Tra l'altro c'è chi di voi che Beatrice mi ha riferito che l'altro giorno ha incontrato delle persone, dei nostri lettori che parlavano della diretta. No? Parlavano sicuramente malissimo di Francesco Lo. Grazie. Alessia. Ecco. Alessia, parlaci questo gesto di Vera o Vera? Vera. Riccardo Darin. Alessia, oggi hai intervistato, eh? Ah sì, ho intervistato Riccardo. Ah, oggi hai intervistato, come è andata? Andava bene. Riuscite a fare altre domande? Ma te che? Ma tipo una per me? Cioè, ok. Due domande. Meglio. Gentiluomo, grande Riccardo. Non assolutamente, sì. Sì, sì, fantastico. Silver Daddy, veramente. Vera è un film di Cozie. E già partiamo bene. E già partiamo malissimo. No, austriaci. Esatto. Vabbè. Comunque, vabbè. Famo che. Ciao, ragazzi. Dovevo andare a vedere il film. E questa era Alessia Pelosi. Rainer Frimmel. Frimmel, vabbè. Tizzacovi, Rainer Frimmel. Rainer Frimmel, scusate. Allora, fondamentalmente incentrato, come suggerisce il titolo, su Vera Gemma, la delfina della dinastia Gemma, di cui ricordiamo fondamentalmente solo il padre, Giuliano, che viene ricordato... C'era anche Gino Gemma, che era amico. C'era anche Giuliano. Giuliana Gemma. Vittorio Gemma, che era il giardiniero. Anche Master Gardner. Anche la maestra Gemma che gli insegnava religione elementare, se proprio dobbiamo dire. Ma comunque, a parte la signora Gemma. La signora Gemma, maestra Gemma. Comunque, allora, è a metà tra il documentario e la storia di finzione. Propende molto di più per la storia di finzione, però l'inizio è proprio da documentario. Nel senso che segue Vera Gemma, la vera Vera Gemma, attraverso tutto questo mondo un po' trash delle feste, con questi personaggi televisivi, un po' famosi ma non troppo, un sottobosco. Facciamo dei nomi. Facciamo dei nomi tipo Federico Fascistani. Non stai più noto ad Andrea che non a me. No. Per real time, giustamente. Diciamo che Andrea è anche più documentato su Vera Gemma rispetto a me. Avendo seguito l'Isola dei Famosi. No, mo sembra... Grazie. Allora, grazie. Diciamo. Mo sembra che ho seguito ogni puntata dell'Isola dei Famosi. E anche il tema di uomini e donne. Invece ho perso la mezza. No, ho seguito, diciamo, i sunti importanti di quello che accadeva. Adesso sono gli abbonati stanno crollando. Vabbè, comunque no. A parte questo, il film in realtà parte come... trecissimo, nel senso che già il personaggio di Vera Gemma, chi ce l'ha presente è comunque... fondamentalmente una figura che è rimasta sempre un po' ai margini di tutto, del teatro, del cinema, della televisione, di tutti gli ambiti in cui si è voluta lanciare. Ma loro dicono tipo perché c'è un complotto, perché non mi valorizzano? No, quello è il tono del film che io mi aspettavo, e invece no, il film è molto, molto intimo e ti avvicina in una maniera veramente emozionante al personaggio al personaggio un po' fittizio e un po' no di Vera Gemma, perché in realtà la vera Gemma del film non è quella reale. E si evince dal fatto che, per esempio, in una scena, più o meno a metà film, le viene chiesto tu non hai figli, vero? E lei risponde no, con una certa sicurezza, invece Vera Gemma, la vera Vera Gemma, ha un figlio, credo, almeno. E detto questo, in realtà c'è una parte di finzione che è quella più debole. La parte palesemente affidata più come canovaccio alla protagonista e ai comprimari, che a livello di spontaneità non possono competere con lei, è quella più interessante, perché è quella in cui viene fuori poi tutto il vissuto di questo personaggio, molto interessante per come viene raccontato, e questa figura gigantesca del padre che risulta anche molto tenera, proprio perché Giuliano Gemma, per chi conosca il personaggio, non stiamo parlando di Robert De Niro, non stiamo parlando di star di livello internazionale, però ciò nonostante lei ha sempre vissuto all'ombra di questo padre, attore di serie B potremmo dire, attore di spaghetti western, attore noto certamente, ma mai arrivato a livelli di, non so, di un Sordi, di un Volonté, non è mai, diciamo, non ha mai spiccato come interprete di grande talento, era un volto noto del cinema. Tra l'altro scomparso prematuramente in un incidente d'auto. E lei
ha questo fantasma che la ossessiona sin da quando era bambina. Lei dice: nella mia famiglia la bellezza era fondamentalmente un compito da assolvere, era meno grave drogarsi piuttosto che prendere peso. E per una persona che comunque ha maturato evidenti problemi di insicurezza, fa anche capire perché si è arrivata a diventare un, diciamo, una sorta di mascherone di protesi facciali e protesi... È notevole lei. La cosa molto interessante è che questo suo aspetto molto fittizio, anche in contrapposizione al nome che le hanno dato, stride terribilmente invece con la sua grande spontaneità, la sua limpidezza cristallina che emerge in questo film, almeno per come ce la vogliono raccontare i registi. Quindi c'è questo contrasto incredibile tra una persona fisicamente fasulla da capo a piedi e intimamente sincera e onesta al punto da risultare molto spesso ingenua, quasi al limite del naif. È molto tenero come contrasto. Io devo dire, il film mi ha particolarmente colpito, forse perché partivo da aspettative molto molto basse. È molto interessante, c'è molto di cui discutere vedendo questo film. E lei ne esce non come un'eroina, non è assolutamente un encomio alla sua figura, anzi intenerisce, come detto, questo suo essere succube rispetto al padre, rispetto anche a una madre che quando era ragazzina ha detto a lei e alla sorella: dovete rifarvi il naso, perché le figlie di quel celebre regista si sono rifatte il naso. Quindi, diciamo, è una gabbia. Chi è il regista? Quella... Non lo viene nominato. Okay. Quindi la gabbia che emerge motiva molto bene il personaggio di lei e perché poi, certo, si incline a cadere. Da dove è venuta? Da dove è venuta, perché è rimasta sempre un po' ai margini. E anche la parte di finzione viene veicolata molto bene, quindi la sua insicurezza, il fatto che sia poi incline a bersi certe... Esatto, diciamo, poi c'è una scena bellissima con lei e il compagno e sopra una foto gigantesca. Il compagno che non è il vero compagno. Il compagno strabono, ma sì. Sembra un po'... Ci sono dei momenti in cui sembra un po' di Lady, ma sì, non sto ci scherzando. Sono... No, cioè, la prima parte seriamente... hai l'impressione di vedere un episodio di The Lady. C'è quell'estetica coatto chic. Anche allora, la recitazione, sì, di certi personaggi. Sì, esatto, esatto, però poi capisci che effettivamente è una cifra più di quanto non lo fosse, diciamo, è una cifra molto più consapevole di quelli, okay, di quanto sì, non fosse. Sì. E c'è questa scena di loro due a letto con lei, tipo, che sembra in abito da sera, lui, esatto, che è tipo senza maglietta, nudo, che dice: allora il mio film è meraviglioso, e sopra c'è questa foto immensa di Giuliano Della. Un quadro con tipo una sorta di foglia d'oro di sfondo, esatto, una cosa pizzantina. Naif, ma bellissima. Bellissimo. Sì. Va bene, no, dopo questa lunga parentesi su Vera, l'altro film di cui parliamo è il film della mattina, che era I figli degli altri. C'è Perla, il film di mezzanotte, avete visto voi due? No, solo io. Io, wow, voglio assolutamente vederlo, stanno tutti dicendo che è una bomba atomica. È una bomba atomica. Allora, a me A Sexy Horror Story non era piaciuto e non mi aveva convinto per niente, anche perché mi sembrava involontariamente comico quando doveva far paura, e la... Diciamo che era palese che Ty West volesse fare un discorso sul cinema e sulla performance, però non c'era riuscito. Pearl è tutta un'altra cosa, cioè è la origin story di un personaggio del film, che è la vecchia, e fa una cosa incredibile, cioè fa una specie di parodia del melodramma anni 50 alla Douglas Sirk, mettendoci in nasty horror, e quindi fa un gioco linguistico che è spiazzante e molto, molto divertente, anche si ride anche. E, praticamente siamo nel 1918, l'ambientazione è la stessa di A Sexy Horror Story, molto tempo prima, perché il film era ambientato negli anni 70, e c'è la protagonista che è una incredibile, incredibile Mia Goth, che è la figlia di questi, insomma, sono una famiglia di allevatori e molto poveri, e provenienti dalla Germania, cioè è in corso la prima guerra mondiale in Europa, lei è sposata ma il marito è al fronte, e lei vive malissimo il suo essere sola con questi genitori, cioè il padre che ha la febbre spagnola,
e la madre che è severissima con lei, e lei vorrebbe fare la ballerina, vorrebbe andarsene, vorrebbe sentirsi libera e vorrebbe essere padrona del suo corpo e soprattutto vorrebbe essere vista. E da qui c'è anche tutto il discorso sul cinema. E quindi, insomma, lei deve fare un'audizione e in base a come andrà questa audizione si vedrà come cambierà la sua vita. Quindi tu la segui in questo percorso di qualche giorno in vista di questa cosa. Per me è un film incredibile, veramente, per come gioca con il linguaggio cinematografico. Cioè, parte subito, non so, all'inizio sembra quasi che ti voglia far ridere del personaggio, poi arrivano veramente questi momenti di pura follia di lei, in cui è spiazzante. Cioè, è come se ti rendessi conto che quel cinema, no, il melodramma, che già in sé racchiudeva un non detto sulla società, ma che non poteva essere esplicitato in quell'epoca, potesse finalmente esplodere attraverso questo gioco. E per me è un film pazzesco, veramente incredibile. Ma è anche horror? Cioè, sì, ha dei momenti, sì, proprio horror. Qui il porno non c'entra, cioè c'è solo una scena che si riferisce a quello, però al posto di usare il porno, qui usa la danza come performance per legarsi al discorso della visibilità e dell'essere padroni di se stessi attraverso un eccesso. È coerente, perché io mi ricordo che in X a un certo punto, verso la fine, si capiva che lei gli si risvegliava come un desiderio di sesso guardando loro. Questo è coerente con questo, cioè lei quando era giovane aveva comunque cioè, lo manifestava di più delle sue comedie. È coerente con la voglia di essere vista e quindi essere voluta in un certo senso, capito? Okay. Quindi dalla danza poi si passa al porno nel film successivo, che è il primo. È un attimo. Ma comunque, allora, lui, Ty West, lo ha scritto mentre stavano girando X e lo ha iniziato a girare esattamente appena finite le riprese, senza dirlo a nessuno, perché poi Pearl è stato annunciato tipo forse due settimane quando prima. Quando facciamo l'intervista, lui disse, per l'uscita italiana di X, che aveva... sì, era fatto e finito. Esatto. È ambientato nella stessa locale. Però poi era già stato annunciato come Pearl? Sì. Disse tutta la trama, ma non era la notizia, cioè, già uscita. Perché mi ricordo che fu una sorpresona che avevano detto, ma scusate, ha già scritto, diretto, girato e montato un film? Sapeva già che stava a Venezia, perché ho detto, ma quando esce? Scusa. Non lo possiamo dire, però insomma, non, tra poco. Vabbè, fantastico, bellissimo. Mia Gotta è veramente pazzesca. È da anni che aspetto, ci dice Manuel, un ruolo veramente grosso per Mia Gotto, è troppo sottovalutata. E io me la ricordo in Suspiria, però ammetto... Emma? È stata lanciata da Nymphomaniac. Ah, sì, Nymphomaniac. È vero, è vero. E allora, da quel che ho letto, dice Spike, chi non ha apprezzato X ha amato Pearl e viceversa. Bene. No, viceversa no. Cioè, chi è piaciuto X gli è piaciuto anche Pearl. A me che non è piaciuto X è piaciuto Pearl, quindi Pearl è un gran film. Esatto. Ok. Gnola, come fai a essere così contento con la Roma? Cioè, dico solo che non avevo guardato il risultato, grazie. No. Ops, anche in La Cura del Benessere. Addirittura. Cioè, Mia Gotta, pare che abbia perso malissimo. Ma scusate, ma hanno già iniziato a giocare a calcio? Scusate, no. È già finita l'estate, davvero? Ma di solito non inizia tipo in autunno il campionato? No, ovviamente no. Vedete, io passo il tempo su Real Time, a quanto pare, non su canali streaming che non funzionano e trasmettono calcio. Allora, vediamo se ce la faccio. Se inquadro Alò, non inquadro me. Mettiamolo ai voti, chi volete vedere? Chi volete vedere? Andrea. Il gioco del pallone, esatto, grazie Vess. 4-0? Ammazza, pure io che non ci capisco niente, mi sembra di capire che sia una brutta perdita. L'umiliazione di chi? Insomma, credo che sia un brutto scarsi, risultato. 4-0. Forse l'hanno presa con le mani. Troppo tardi per scusarsi. Tra l'altro, ecco, una cosa che mi ha molto... Che mi ha molto... C'è anche un altro film in cui... Ok, vabbè, no, di cui non possiamo parlare di stasera. Perdonami. Ecco, è anche... Però anche in The Whale c'è sempre un... Scusami. Tante cose insopportabili. Allora, invece, dopo Pearl... Il marito non c'è mai in Pearl? Il marito di no, è in guerra. Non torna. Beh, non spoileriamo, scusate. Non spoileriamo. Non spoileriamo, noi vogliamo recuperarlo, speriamo che sabato venga proposto da qualche parte, perché vogliamo vederlo. I figli degli altri. Esatto, che io non ho visto. Io Rebecca Zlotowski, Bianca, so che è molto bello. Tu l'hai visto, sì? Perfetto. Vuoi cominciare tu?
No, filmetto. Ah, ok. Un filmettino con Virginia Fira, dove lei si innamora di Rushdie Zem, che verrà anche in concorso come regista. E diciamo che Laszlo Toschi fece Planetarium, ha fatto Un'estate con Sofia, che è molto divertente, che sta su Netflix. È una regista franco-polacca. E I figli degli altri è una, possiamo dire che è una commedia sentimentale, una, con qualche spunto melodrammatico, metropolitana. È la storia di un amore tra persone mature. La protagonista è Virginia Fira, che si chiama Rachele, e la vediamo innamorarsi di quest'uomo che si chiama Ali, che è un ingegnere automobilistico, e poi il centro del film è il rapporto che si comincia a instaurare tra lei e la figlia di Ali, che si chiama Leila, che ha 4 anni e mezzo, e il centro del film è: si può diventare madre all'improvviso di qualcuno che non è un tuo figlio biologico, quando ci innamoriamo di una persona che ha un figlio? Ci saranno dei problemi, e come nel caso di The Whale c'è un vuoto drammaturgico clamoroso che mi ha molto irritato su un momento fondamentale del film, uno snodo fondamentale verso la fine. E quindi è un film che così arriva e finisce, quasi non te ne accorgi, dove c'è anche un nudo integrale della mia amatissima Efira, che a me piace tanto. Però è un film che uno dice, va, concorso a Venezia, però sta lì, starà a metà classifica, e ha già una distribuzione italiana, ha già un titolo italiano, che è I figli degli altri, ed esce a fine settembre. E Laszlo Toschi ha detto che è un film politico, perché per cercare di dare un po' una carica al film, e boh, moscio, moscio, moscio. De Bianca? A me è piaciuto, l'ho trovato molto dolce e secondo me racconta bene il senso di innamoramento che ha la protagonista verso quest'uomo, e è molto empatico con lei. A me è piaciuto anche come recitato. E sì, forse il discorso in sé sul sentirsi genitori, sulla genitorialità, rimane un po' lì. Secondo me quello che fa meglio è creare empatia, non fare discorsi. Però sì, non è un brutto film. A me mi ha lasciato un buon sapore in bocca, diciamo. Però sì, non è un film che ricorderò. A me, devo dire, invece, è piaciuto molto. È vero che è un film piccolino. Non mi stupisce sia in concorso a Venezia, perché questa è una cosa che Barbera fa, mettere questo tipo di film in concorso. È un film, per appunto, piccolino, girato in maniera molto tranquilla, con uno stile invisibile, ma che fa un paio di cose che a un certo punto non mi hanno conquistato moltissimo. Innanzitutto fa tutto un lavoro molto forte sul corpo di Virginia Fira. C'è un nudo integrale, ma ci sono anche diversi nudi di lei. Lavora tanto sul farti vedere che lei ha un corpo, per non essere giovanissima, comunque un corpo molto buono, molto attraente, potente, sexy, bello, tutto quanto, però il corpo è quello che la tradisce. Perché lei a un certo punto, stando con questo, con Rushdie Zem, frequentando la figlia di lui, la bambina, comincia a desiderare di avere un figlio lei, perché vuole l'esperienza completa, vuole tutto. Cioè, non le va più bene che sviluppa un rapporto con questa bambina, poi la bambina giustamente a un certo punto chiede della madre vera, che lei capisce che la madre vera sarà sempre meglio di lei, questo è chiaro. E quindi ne vuole una sua e non ci riesce. Il suo ginecologo è Frederick Wiseman, si chiama dottor Wiseman. Non ho capito. Frederick Wiseman fa l'attore in questo film e si chiama Wiseman. E dice: la vita è lunga. E dice: la vita è lunga. Ma ragazzi, 92 anni è l'anno d'oro di Wiseman. Si apre tutta una lunga carriera d'attore. Meglio rispetto a insomma, il suo ginecologo gli dice: però non è che c'è da molto tempo, devi sbrigare, gli dice, e quindi lei cerca di rimanere città, ma dentro con la visiera da pokerista. Per cui c'è questo corpo potentissimo che però è proprio il suo problema, quello che la fa dice. Lei non fa fatica a trovare persone con cui provare ad avere figli, però comunque non ci riesce, e questa cosa comincia a pesarle. Mi piace molto come riesce a raccontare la complessità
di sentimenti, tante cose diverse che creano questo desiderio frustrato, perché poi lei continua a provarci senza riuscirci. Poi anche la sorella ha una bambina, lei è felice per questa bambina, è felice che ci sia un'altra bambina nella sua vita, però non è la sua. E questo è una cosa che mi piace moltissimo di questo film, mi conquista tanto. E la seconda è come lavorano insieme Lazzaro Toschi e Virginia Fira. Virginia Fira è bravissima, ma è proprio loro due insieme che lavorano bene, perché questo è un film che funziona tutto quanto, diciamo, le cose importanti che ha da dire le dice con il piano d'ascolto, cioè con quando lei vede cose che accadono, ascolta altri parlare e noi la guardiamo, facendoci capire cose che non ci verranno mai dette, però facendoci capire cosa, no, come sta maturando quella decisione, come sta maturando una delusione, cosa sta capendo di sé, di quello che vuole, questo desiderio. Ci sono tanti altri figli degli altri, che lei insegna a scuola, quindi si occupa anche di ragazzi più grandi, di adolescenti, e c'è un epilogo finale, una bellezza, secondo me devastante, bellissimo, che ti rende impossibile capire se è finito bene o è finito male il film. Bellissimo. Dirò una cosa, ammetto bellissimo. Che su Twitter, cioè io non ho visto il film, su Twitter ho notato molti commenti di giornaliste o critiche, diciamo donne, che hanno proprio detto, attenzione, abbiamo l'impressione che gli uomini che vedranno questo film probabilmente lo percepiranno in maniera molto diversa dalle donne. E però spiegano molto, anche come. Cioè... Sì, nel senso che sono molto... Dicono alcune cose che traspaiono da questo film è difficile che un uomo le possa capire. È molto emozionata e molto... È molto... No, a me mi sembra che invece tante cose che sono specifiche chiaramente nel mondo femminile, però siamo bravi a renderle universali, cioè interessano anche me che... Vabbè, esatto. Su Twitter si legge... Beh, diciamo che Twitter non è il posto migliore per... Esatto. Però mi ha colpito questo commento perché leggevo che alcuni hanno detto un filmetto, alcuni hanno detto molto commovente e cose di questo tipo. Allora, brevemente, prima di parlare dell'immensità. L'immensità del? L'immensità. No, perché io poi c'ho questa cosa che ho tutti il doppio nome per ciascuno. E quindi qua stasera si sta un po'. Alessia, tu hai visto il film di Pippo? No, entrambi hai visto. Il film di Pippo Mezzapesa che si chiama Ti mangio il cuore con... Elodie e Francesco Battarelli, vorrei introdurre Vitale, così Ragno, Michele Placido. In Ti mangio il cuore Elodie fa shopping con il sottofondo Calma e sangue freddo di Luca Di Risio. È vero. Questo. È vero, sì, direi che va bene come This is poetic cinema, un tweet ovviamente. This is poetic cinema. Vuoi introdurre questa perla, questa perla. Assolutamente a livello di perle mi sembra di capire. No, allora Pippo Mezzapesa, che caspita combini. Allora, lui è, come anche Edoardo Winsper, è un po' un cantore della Puglia. E qua la canta proprio male, ma canta malissimo, ed è un gran peccato. Allora, fondamentalmente Ti mangio il cuore è un po' una sorta di Romeo e Giulietta, si configura inizialmente almeno come una sorta di Romeo e Giulietta, famiglie contrapposte per lotte, famiglie malavitose, contrapposte, da anni e anni, quindi una lotta atavica tra queste due fazioni, i Malatesta e Non c'era lo che prendeva appunti. Vabbè. No, ma non mi viene in mente. Faida. Vabbè. Beh, e Campo Reale. Campo Reale. Mamma mia, e fondamentalmente quindi Faida che culmina nel momento in cui la moglie di del boss dei Campo Reale si invadisce del figlio del boss. No, dei... ma è lui che si invadisce. Sì, lui è vero, hai ragione, è molto importante questo tra l'altro, ma c'è un motivo per cui mi sono confusa, è che questo innamoramento avviene nel giro di una scena e si consuma nel giro di due scene. Come queste storie. E poi? Sì, ma è una cosa... Allora, esatto, bravissimo, e poi perché uno... Magari parte con l'idea, vediamo un po' come si costruisce questo amore. Appunto ho detto Romeo e Giulietta, vabbè che si trattava di Shakespeare, però la costruisce questa storia d'amore. Ti fa interessare a come andrà a finire la storia di questi due amanti. Questo film fallisce su tutta la linea, è una storia d'amore di cui non te ne frega veramente niente. Di lui non te ne frega veramente niente, lui poi ha tutta una sua evoluzione come personaggio, da che parte come buono, terrorizzato dalla violenza, in una famiglia invece che comunque ha fatto della violenza un po' la sua cifra stilistica, e c'è un'evoluzione in chiave violenta di questo personaggio di Francesco Patanè, tale Andrea Malatesta. L'amante di Elodie, cioè di Marilena Camporeale.
C'è un'evoluzione di cui purtroppo non ci interessa nulla, non ci appassioniamo a lui quando è buono, non ci appassioniamo a lui quando è cattivo, non temiamo per lei. Nelle intenzioni del regista, da quel che ho letto, c'era di creare un racconto sulla possibilità di un futuro diverso per chi è coinvolto, diciamo, nelle purtroppo per chi fa parte di famiglie appartenenti alla Sacra Bravi. Bono. È una storia vera, tant'è che ci appare il disclaimer a fine film. Che fine hanno fatto i personaggi? Sì, esatto, il personaggio di lei è basato sulla prima pentita donna della Sacra Corona Unita, e tu stai lì e dici, perché purtroppo il film non emoziona, ha delle ambizioni da feuilleton, da grande epopea di sangue, violenza e passione, sesso. Non c'è assolutamente chimica tra i due protagonisti, il che è una cosa gravissima in un film che basa molto sulla passione, appunto sull'attrazione sensuale tra le due persone. E, in contrapposizione al fatto che la sceneggiatura è da pianto, c'è un'estetica visuale che io ho trovato... Bianco e nero. C'è il bianco e nero, che diciamo è un po' passepartout, però effettivamente c'è una costruzione dell'immagine molto bella in alcune scene, ci sono delle inquadrature secondo me molto molto belle, con una sceneggiatura diversa e tra l'altro un registro attoriale diverso, perché c'è anche uno stridente contrasto tra tutto il cast che recita assolutamente sopra le righe, da Michele Placido, Livia Vitale soprattutto, Tommaso Ragno, che non c'è poi così tanto, diciamo, è quello che si salva tra tutti, e Elodie, che invece è una sfinge statuaria che è quasi non espressiva, quindi recita molto sottotono rispetto agli altri, e questo è un contrasto che è l'ennesima cosa che ti fa storcere il naso durante il film. Sei d'accordo? Elodie ha un futuro come attrice? No, allora, cioè, la cosa che mi è piaciuta di più del film è proprio Elodie, perché rispetto al tipo di recitazione che hanno gli altri... che è veramente insopportabile, esagerata, lei andando in sottrazione funziona, è il personaggio con cui empatizzi di più. Questo film sembra un po' voler fare un po' il mafia movie e un po' il film romantico, però non riesce a fare bene nessuna delle due cose. Non mi è piaciuta neanche l'estetica che ha, perché ok, va bene il bianco e nero, ma lo devi saper usare, creare contrasti, profondità d'immagine, sennò diventa veramente insomma, una scala di grigio e basta, e quindi neanche gran senso estetico, giusto due inquadrature, quelle nella salina e un'altra. Anche quella con l'agnellino a me è piaciuta, quella inquadrata nella... Però il fatto che le stiamo contando comunque la dice lunga. Però... Anche il piano sequenza del quando c'è l'omicidio, tanto è pieno di omicidi, non è uno spoiler, ragazzi. C'hanno le foto di quelli che uccidono, esatto, sul muro. L'omicidio, quello con il breve inseguimento in macchina, che è tutto una sequenza. Però... Telefonatissimo, però a livello, diciamo, è orchestrato bene. Mm-hmm. Però. Quindi, però se vi piace lo di, non vi deluderà, ecco, dai, diciamo questo. Allora, chiudiamo con L'immensità di Emanuele Crialese. Io dirò la mia brevissimamente, perché vabbè, aspettavo abbastanza questo film, anche se non, diciamo, voci nell'aria mi facevano intuire che non mi sarebbe piaciuto più di tanto, purtroppo, anche se la tematica sembrava molto una storia anche molto intensa, anche perché ha un carattere autobiografico, è stato rivelato in questi giorni recentemente che ha un carattere molto autobiografico questa storia, c'è Penelope Cruz, cioè, purtroppo veramente a me non è piaciuto per niente, l'ho trovato tedioso dall'inizio alla fine, perfino Penelope Cruz, che qua recita in italiano con un pochettino di spagnolo, non stanno a spiegare perché, ma evidentemente è una madre spagnola, così. E anche se a un certo punto ho capito male io, o dicono che è lui lo spagnolo? No, ho capito malissimo. Lui è siciliano. Ah, non napoletano? No, siciliano. Raga, io non ho capito niente. Però appunto, perfino... Lui è Vincenzo Amato. Ci sono un paio che tu tra l'altro ami alla follia. Amo moltissimo Vincenzo Amato. Non c'è in realtà nessuno che mi sia piaciuto in questo film, e c'è veramente, cioè, non c'è niente che mi è piaciuto, niente. Mi dispiace, cioè, no, mi dispiace. Okay. No, ma sono sinceramente dispiaciuto, perché volevo che mi piacesse tanto.
Ci sono perfino degli intermezzi musicali che dovrebbero simboleggiare qualcosa che non ho capito, cioè, o forse l'ho capito, ma c'è Penelope Cruz, spoileriamo sta cosa perché era anche nel trailer, che prende, diciamo, interpreta in lip sync, reinterpreta alcuni momenti fondamentali della storia pop italiana degli anni 70, canzonissima, a un certo punto è la Carrà, a un certo punto è Mina. Poi c'è Celentano. Beh, sì, però non è lei Celentano, però c'è un altro diciamo che c'è Canzonissima che viene vista molto a casa. Sì, ma anche lì, ma sì, questa ma cosa non funziona. Cioè, famiglia, non ma funziona. No, adesso poi la trama la lascio a voi. Volevo solo dire che a me il film proprio non mi è piaciuto e questa cosa mi dispiace perché è una storia molto che poteva essere molto potente e che invece è assolutamente afona. E questo non va bene, francamente. Cioè, vorrei capire perché cosa è successo. Mi dispiace. Tra l'altro, se non ricordo male, erano 10 anni che era in cantiere, nel cantiere del cervello di Grialese. Credo di più. Terraferma di quando è? Terraferma del 2011. Però perché? Perché è andata così? Questo è un altro film autobiografico. Parliamo no, del fatto che i registi ultimamente, ci sono tanti registi ultimamente che fanno film su se stessi, eccetera, eccetera. Hai ragione. Lascio a voi, chi di voi è più bravo a fare, a raccontare le trame? Francesco. Allora, siamo nell'Italia degli anni 70, in una medio borghesia di palazzina e cantieri in sottofondo e di città in cui però tu lo dici infastidito i cantieri o sti cantieri perché non si vede mai nulla non si sente solo il rumore dei cantieri è abbastanza astratto ha ragione è abbastanza astratto e effettivamente c'è anche un canneto dice ma sei andata oltre le canne non nel senso che è passata un altro tipo di droga c'è un canneto davanti casa che Adriana non deve attraversare perché c'è una baraccopoli di poveri dall'altra parte e... Operai però, e non zingari. Operai. E anche perché all'epoca i nostri amici rom non erano molto presenti come negli ultimi anni. Però lei la prima cosa che pensa è che siano... Sì. In realtà sono dei... Diciamo che... Allora, chi è la protagonista? È Adriana, una ragazzina che non è tanto contenta di essere donna, tanto che si spaccia per... di scheletto maschio quando attraversa il canneto e comincia quasi una liaison con una ragazzina del campo dei baraccati e sostanzialmente mamma e papà non stanno in un momento buono non diciamo potrebbero divorziare c'è il divorzio cioè è vero che è molto astratto il film perché non, insomma, il divorzio nel nostro paese è arrivato, però sono gli anni in cui è diventato legge. E, insomma, e Sergio e Clara stanno messi molto male, papà e mamma, Vincenzo Amato e Penelope Cruz. Adriana vede in mamma un'alleata, vedono insieme Canzonissima, tutta questa loro voglia di diciamo, entrare dentro Canzonissima e le fantasie di vedere mamma che diventa appunto Mina o Raffaella Carrà e fa parte di questa loro passione che racconta di un'Italia dove effettivamente la TV è al centro del salotto. Ci sono anche un fratellino e una sorellina che sono molto carini, sono la cosa più carina del film. Gino, mi è piaciuto tanto Gino. Gino, Gino che caga anche nel film a un certo punto per un malessere. E Vincenzo Amato, che è molto duro, e Penelope Cruz, che invece io ho trovato sempre divina. Ma lei è meravigliosa, però, a prescindere. Però la protagonista è Adriana, e Adriana viene un po' soffocata da Penelope Cruz. E quindi, allora, che cos'è il film? È questo. Ricorda molto come ambientazioni, come scenografie, Padre Nostro di Noce, me l'ha ricordato moltissimo a livello di setting. E voilà, allora che cos'è? Sono totalmente d'accordo con te, cioè nel momento in cui diciamo che l'argomento è troppo intenso, cioè un, diciamo, un inizio di disagio con il proprio corpo, con la propria sessualità che ha Adriana, ma anche un'affermazione della propria identità, perché comunque non è, cioè io mi sono Adriana, non spoiler Adriana, nulla, lui dice Adriana, esplicitamente Adriana con una certa... Però, sì. Lo fa con una cioè non c'è
un conflitto, cioè un, il conflitto è cioè lei, lui è assolutamente sicuro di non essere Rihanna, cioè lei non vuole che essere ci sta, una signorina, una signora. Però poi il problema è che si mangia il film la Cruz, mamma e papà sono soverchianti, e cioè, ci sono anche delle scene interessanti quando racconta un'Italia che oggi non c'è più, che è veramente un reperto storico, dove la donna è molto molto subordinata all'uomo, e dalla mia generazione in poi il maschio è, italiano è crollato per ragioni economiche soprattutto, e quindi invece qui c'è ancora il maschio, che c'era molto anche in Padre Nostro, dominatore con alleati nelle famiglie rispettive e quindi nel sistema, e quindi sì. E quindi la Cruz che è un po', capito, una è un po' una, diciamo, ribelle, viene messa abbastanza all'angolo, classico spirito libro da Realese. Sì, Madonna che la pensa diversamente. Diciamo che queste donne che sono sempre state molto forti nel suo cinema, ricordiamo Valeria Colino, magnifica in Respiro, che è il suo capolavoro. Non c'è neanche il Respiro, la scena che lei balla, fa qualcosa e gli altri la guardano con sospetto. Assolutamente sì. La scena del desiderio sessuale, la Cruz, che io trovo magnifica in questo film. Il film non è un granché, ma la Cruz, che è anche un problema del film, perché non ti ricordi più di Adriana. Se tu chiami un genio come la Cruz in questo suo momento, che praticamente dura da quando ha 15 anni, inarrestabile, cioè quando tu porti la Cruz lì dentro, la Cruz diventa il film. Ma il film, ma anche le scene musicali sono molto meglio quelle con lei che... Ma tutte, cioè, le scene con lei, Andrea, anche quando, cioè, senti che lei è una donna desiderata, c'è una scena interessante di appunto sempre questi maschi in questa Italia che vanno verso, e Adriana adora questa mamma e la mamma adora Adriana, e quindi le due insieme si spalleggiano, però senza che il film vada a trovare chissà che cosa. Sono d'accordo con te, oggi soprattutto per un regista come Emanuele Crialese, qual è il problema? Per me la strategia editoriale di Aronofsky è quello che è l'unica cosa che mi piace di Whale. È un regista in difficoltà, come si è trovato altre volte nella sua carriera, che vuole ritornare in sella, e fa un film estremamente cinico, estremamente furbo, estremamente artefatto per tornare in sella. E a me il carattere di Aronofsky, cioè, qua io imputo a Crialese la mancanza, perché tu manchi da noi da 11 anni, hai avuto una carriera stranissima, legata anche alla sua vita probabilmente. Lui nasce negli Stati Uniti d'America, lontano da noi, e poi esplode lontanissimo da noi, anche se ambientato a Lampedusa, Respiro. Nato a Roma da genitori siciliani, sì, dice una certa Katia. Sì, sì, però lui è stato tanto negli Stati Uniti d'America, il suo primo film è negli Stati Uniti d'America, è lì che lui crea il sodalizio anche con Vincenzo Amato. E Respiro arrivò come una meteora, nessuno sapeva bene chi fosse, da dove venisse, e Cannes lo aveva esaltato, vinse un premio molto importante a Cannes, e quindi lui poi Nuovo Mondo qui vinse tantissimi premi, e poi lanciò Isabella Aragonese. Vincenzo Amato in Nuovo Mondo era una cosa magnifica, perché recitava come un uccellino, una cosa proprio divina, Vincenzo Amato in Nuovo Mondo, e poi da lì Crialese ha avuto un po' la difficoltà di affermarsi. A quel punto Terraferma, che avvenne qui, vinse il premio speciale della giuria, e poi via, 11 anni, adesso, per Finisto Pippone, sono d'accordo con te, tu non puoi tornare dopo 11 anni con un film autobiografico così tenue, così debole, poco incisivo, e questo è quello che invece, secondo me, anche se non lo trovo un buon film, è quello che invece Aronofsky, diciamo, risolve in chiave di ok, forse porto Fraser all'Oscar, mi riposiziono dopo che Madre, diciamo che è stato abbastanza rifiutato, allora faccio un film più piccolo. The Wrestler, Arjuna Gabriele, è identico a The Wrestler, molto meno bello di The Wrestler, e quindi voilà, penso che effettivamente il film non sia, però non lo boccio, cioè è un film, è un po' ha avuto grandi applausi, è un po' il giorno, vabbè, ma sta cosa degli applausi è demagogica, ma che vuol dire, cioè, non conta niente, perché può esserci pure una clacca, Andrea,
ci stanno pure le clac nelle sale, eh? Le clac, vi ricordate quel film stupendo di Gianno Lì? No, era stupendo. Ah, sì, sì, però era stupendo, però era stupenda, quella cosa lì era carina. Stupenda la spiegazione, della ci faceva vedere la nascita della clac, no? Mm-hmm. Illusione per ah, certo, per come nascono le clac. Quindi, guardate, poi prima dicevi grande applauso per The Whale, c'è stato un applausone per Argentina 1985, molto convinto. Mm-hmm. E anche Guadagnino, certo. Non ha avuto per niente una... cioè, Guadagnino ha avuto un applauso buono. Anche se poi Variety, queste cose... io amo guardare queste cose. Il titolone di Variety, che poi hanno ripreso anche in tanti, 8,5 minuti di applausi in sala grande per Guadagnino. Grazie! Vabbè, cioè... lì è, esatto, è questo discorso... Però... Diciamo che allora, se vogliamo fare i giornalisti, Venezia in passato è stata molto anche scabrosa per i fischi, certo, e per il cinema italiano. Questo... Michele Placido disse che dopo Ovunque Sei, dopo i fischi per Ovunque Sei, non sarebbe mai più tornato in concorso a Venezia, e ovviamente mai credere agli artisti, uh-huh, perché sono e venne e tornò con due anni dopo, tipo. Tornò con quel film bruttissimo sul 68. Ah, il grande sogno, sogno, mamma che facevano il giro di dalla stampa, schiatissimo dalla stampa. Ecco. Una cosa che non mi piace un po' di questa Venezia, sempre applausi. Sempre applausi, a parte, però in sala grande, qualche fischio. No. Ah, sì, sì. Alla mia d'Arsena, Guadagnino ha avuto qualcosa. No, perché è come se, però, dopo il fattaccio che ricordò una persona pure che conoscevo, sulla povera Jennifer Kent, dopo il fattaccio di Jennifer Kent, che ebbe una eco internazionale enorme e che era... contemporaneo alla film che ha segnato la storia del cinema. Mamma mia, ricordiamo. Beh, The Nightingale, diciamo, quello che accadde a Venezia per The Nightingale divenne un caso esatto, giornalistico, perché ci fu un signore che urlò un insulto sessista nei confronti di Jennifer Kent, che era un cinefilo giovane di questi qua un po' maleducati che pensano che possono dire qualsiasi cosa, questi un po' nati con l'internet, no? Che pensano che puoi fare later sempre. Invece in realtà successe il panico e è come se da quel momento in poi ci sia stata una specie di silenziatore. Vabbè, manca ancora una settimana. Questa è una mostra molto... Poi c'è stato il Covid ed è come se dopo il Covid fossimo tutti così disperati che non potessimo più fischiare i film, perché c'era stato il Covid, tornavamo a vedere il cinema, eravamo contenti. Vabbè, questo guarda, oggi mia... ho sentito un nostro caro amico di nome Francesco Castelnuovo che mi chiedeva che cosa sta bene, sta benissimo, mi chiedeva ma che impressioni hai, eccetera. E gli dicevo, con una nota di tristezza che fa più Francesco Lo che da Francesco Berni, gli dicevo: guarda, è che mi sento in una specie di bolla della quale non frega niente a nessuno, tranne che ai nostri lettori. Perché comunque. In particolare questa Venezia, per il momento, su alcune cose, sì, Harry Styles, Chalamet, eccetera, c'è l'eco internazionale, ci sono dei film che segnano, eccetera, però poi esce Il Signore degli Anelli e sono 4 giorni che tutti parlano solo di quello, ovunque. Vabbè, Andrea, o ci sono anche altri fatti molto più importanti. Infatti io a Castelnuovo raccontavo che è un lento riposizionamento del cinema all'interno della cultura globale, e bisogna capire cosa significa questa cosa e come si evolverà. Chiusa questa parte. All'interno di questo discorso, effettivamente l'immensità non arriva e dice mi faccio notare. Diciamo, nonostante abbia in realtà le carte ce le avesse. E quindi editorialmente non va bene. Esatto. Caro Pierese. Allora, passiamo, perché Alessia non sei riuscita a vederla. Grande. Non l'hai visto, Crialese. Gabriele? Io sono in linea di massima d'accordo, nel senso che non è un brutto film, ma non è di certo un bel film. Penso che Penelope Cruz sia molto brava, sono d'accordo, ma secondo me Crialese fa un cattivo uso di Penelope Cruz. Perché Penelope Cruz, per la carriera che ha avuto, per il tipo che è, il tipo di attrice che ha, un temperamento monodrammatico molto forte, molto bravo in questo. E lui ci spinge da subito, fortissimo, immediatamente. Fa quasi tutto il film con gli occhi lucidi. Lei è molto brava, poi è assolutamente tollerabile, va benissimo, ma è chiaro che stai deviando il binario immediatamente, invece che tenerla un po' al guinzaglio, cioè no, abbassare, tenere, vai, spingi al massimo. C'è una cosa che fa Penelope Cruz, devo dire, che mi ha fatto impazzire, bellissimo, da grande attrice, è una cretinata, però devo dire che mi ha veramente colpito, è il momento in cui fa Raffaele Carrà. È quel pezzo di canzonissima in cui con Celentano fanno quella canzone in Gramlò inglese che non mi ricordo il titolo, ma insomma avete capito. Esatto, che è un video molto famoso, 72. Anche proprio come lo balla la Carrà, e lei lo rimettono in scena, lo rifanno con lei vestita con la Carrà, e la maniera in cui fa la Carrà è incredibile,
che non è un'imitazione, non è che prende alcuni elementi, li accentua per farlo diventare grottesco e imitarla e non la riconosciamo. Lei, con l'occhio dell'attrice, capisce cosa rende la Carrà Carrà. Cioè, cos'è in quei movimenti, perché sono solo movimenti, poi il lip sync, cos'è in quei movimenti che la rendono unica e riconoscibile? Non solo lo capisce che già è difficilissimo, ma poi lo rifà. Uguale, uguale. Devo dire, pazzesco. Devo dire, pazzesco, cioè, roba là. Però, quindi si mangia il sì, film. Sì, ma quando poi tu non pensi più ad Adriana, fa, e poi prendi Adriana, che è una non professionista, povera crista, l'attrice. Certo, cioè, anche Adriana, ragazzi. Beh, 13? 12, 13. Cioè, e quindi tu non puoi essere così ingenuo. No, ma lì quel contrasto ci poteva stare, perché il contrasto è la femminilità di Penelope Cruz e invece questa sì, però tu, transizione in corso. Tu stai facendo un film, il film è come una ricetta, tu hai sbagliato gli ingredienti, cioè la Cruz, c'hai capito, se magna il film. Non solo, poi tu dici bene che ha le atmosfere che ricordano un po' Padre Nostro, però poi ha totalmente ripreso e replicato, senza costruirci sopra, cioè non è che sai come fa Tarantino, che si appoggia a una cosa vecchia e ci costruisci sopra, l'idea base del cinema di Pedro Almodovar, cioè che il corpo è un oggetto che possediamo, che non ha niente a che vedere con quello che c'è dentro, e che noi modifichiamo, trucchiamo, abbelliamo, utilizziamo come se fosse un'automobile che possediamo, ci siamo legati ma possiamo farci quello che vogliamo e non c'entra niente con quello che hai dentro. Tutti i personaggi di questo film, come nei film di Almodovar, toccano, ritoccano, fanno anche solo truccando, sia il corpo, e c'è tutta una passione legata a questo fatto di modificare il proprio corpo in varie maniere, ma chiaramente uno non è un'idea tua, due la possiamo anche riprendere, però cavolo, costruiscici sopra qualcosa, un ragionamento, partiamo da lì invece che usarlo come punto d'arrivo. No, invece lo spiega, lo dice esplicitamente. Sì, poi certo lo dice esplicitamente, sì, è vero, madonna. Tra l'altro ci sono dei dialoghi molto posticci, cioè completamente non... Sì, sì, non, sì, non poco plausibili. Insomma, è un film, no, però non è un brutto film poi, non è brutto, però... No. Ma chiedo Andrea Berni, il fatto che a 5 minuti dall'inizio ci sia una scena musicale con Penelope Cruz, con una canzone di Raffaella Carlà e tutto che ballano, è, si può catalogare come fan service? Cioè, io no, ho pensato, questa è la roba che uno si aspetta da questo film. No, però erano gli anni 70 ed era un, ed è letteralmente uno dei momenti più iconici che uno può. Non lo so, credo che sia qualcosa legato molto alla memoria sua, magari. Non è che sia esattamente la mio film. Sì. Quello che sembra la pubblicità dei sofficini. No, è il tentativo di fare una cosa che capita anche nel film che abbiamo visto stasera e che non ne parleremo perché siamo in embargo, Love Life. Cioè, all'inizio cerchi di mostrare, di creare tutto un clima, un contesto per farti capire che loro sono legatissimi, si vogliono bene, e arriva poi questa figura estranea che in realtà è il padre, cioè quella questa figura che arriva dopo. Quindi cosa fai? Lo fai mettendo anche il contesto storico, culturale, eccetera. Non l'ho vista più in quel modo, cioè non l'ho vista come fan service, perché poi di fan, cioè... Ma no, ma non è un fan service, perché no, ma anche senso, perché poi cioè, questo no, perché non è quel tipo di film, tra l'altro, secondo è me. È solo sul fatto che mamma è allegra e papà è un pezzo di merda. E quando, infatti, anche lì è troppo, troppo marcato. Vincenzo Amato è un pezzo di merda dalla prima scena all'ultima. La Carrara è la cosa più mainstream del mondo. Ma sì. Io volevo dire una cosa sul tema. Cioè, secondo me c'è un po' di ambiguità e ciò che rende anche il film non riuscito su qual è il tema. Per me Adriana è sempre Andrea. Cioè, il conflitto non è tanto identitario quanto... sul tema della famiglia, cioè Andrea si sente Andrea ed è perfettamente convinto di esserlo, però il problema non è lui, è la sua famiglia. È il fatto che anche nella prima scena chiama gli alieni e lui dice: io sono convinto di, cioè sono convinto, insomma, io mi sento un alieno, io vengo da lì, io vengo da lassù. E sono tutti gli altri personaggi che si fanno problemi di questa cosa, soprattutto il padre. E la madre, la madre sì, però lo fa perché il padre è quello che è, secondo me. E il rapporto con i fratelli, secondo me è più questo, cioè un film sul senso di appartenenza a un certo luogo, un posto da chiamare casa in cui sentirsi sicuri di chi si è. Però il film sembra che parli di qualcos'altro, cioè della sua insicurezza di transizione, e per quello, secondo me,
l'arco del personaggio sembra incompiuto. Cioè il film finisce che ti sembra a metà. Ah, ecco, bravissima. Sì, sì, una cosa che ho trovato terrificante è il finale, senza scendere i dettagli. Il finale ha una ritmica, sono totalmente d'accordo con te. Il film si chiude che tu dici questo non è il finale. Esatto. E lo senti epidermicamente, sarà che vedo film e faccio sto mestiere da 20 anni, ma proprio non va, non puoi chiudere il film così. Non va bene. Non mi è dispiaciuto, cioè secondo me mi è piaciuto un pochino di più di voi. Mm-hmm. No, ma però non ci ho trovato il crealese che amo, cioè io adoro crealese, respiro secondo me uno dei film italiani più belli di sempre. Però un po' anche si sente la mancanza del mare in questo film di Crialese, che lui riesce sempre a filmare il mare come se fosse un personaggio o lo specchio di un personaggio, e qui si vede un po' il mare, c'è una scena al mare, ma non ha per niente quella funzione. Manca quel luogo altro che per i personaggi di Crialese è sempre una liberazione oppure una tentata liberazione. Qui è tutto dentro questa casa, sostretto, c'è il canneto, però non ha quella funzione, non c'è mai il paesaggio o l'ambiente che fa quel ruolo che ha sempre nei suoi film. Anzi, quel poco ambiente che c'è sembra proprio finto, cioè, esatto, i fondali sticcio, delle macchine, ma anche i colori del film così i colori del film mi hanno ricordato la scuola cattolica. Sì. Perché quella è un po' la fotografia standard di quegli anni italiani. Dai, sì, oggi riappresentiamo quegli anni. Esatto, è la fotografia standard di come adesso vogliamo rivedere quegli anni. Non so. Posso fare una domanda? Sì. Cioè, farvi una domanda sul film. Andiamo a mangiare? Ah no, sì. Ah, vabbè, mai acceso. Possiamo dire. No, siccome mi sembra di capire che, cioè, da quel che dicevi Francesco, cioè la Cruz proprio si staglia, è come un elemento a parte. Tra l'altro e ha la sua trama, cioè lei ha tutta una sua trama che è proprio schiaccia, diciamo, la trama della... Esatto. Ok, ma con un'altra attrice sarebbe risultato più coerente il risultato? Beh, diciamo che lei è un gigante, diciamo che quando tu sei un regista esperto, cioè, e torniamo ad Aronofsky, sarebbero cambiati un po' gli e torniamo ad Aronofsky. Cioè, Aronofsky è un regista esperto che dice l'ultima mattata mi è andata male, voglio tornare in sella. Qual è un attore che mi serve perché è pacioccone, la gente deve vedere i suoi occhioni e pensare, rinquirsi un po'? Brendan Fraser, e ha ragione, io amo Brendan Fraser, non in Whale, lo amo dai tempi di Airheads, lo adoro in Demoni e Dei, dove è magnifico, e lì è un po' esce fuori. Mi piace nella Mummia, che fa Harrison Ford pacioccone, è sempre pacioccone. Tu allora vedi un regista lucido, cioè Aronofsky dice ok, prende il librone dell'Actors Jail e vediamo chi, quando Mickey Rourke, cioè Mickey Rourke, perché è più bello Wrestler, perché Mickey Rourke non ha bisogno di 100 kg di prostetico, cioè, perché pensato lui. Esatto, lui lo vede, è vera gemma. Allora sì, lì vedi la cupezza di Aronofsky che dice i wrestler, il mondo infatti è stato adorato da tutti i wrestlers, perché è magnifico, perché è un omone, perché si era già un po' mostrificato, non c'era bisogno di mostrificarlo oltre, e poi è un genio Rourke, perché era Marlon Brando da ragazzino, e quindi si mette le forcine nei capelli, basta, ciao, è andata, e tu hai fatto un capolavoro. Qua con Fraser, no, cioè deve proprio mettere proprio... deve versare la pasta sopra, cioè deve proprio, che è un cinema molto meno sofisticato, e tutto più così, che schifo, che ribrezzo, che repulsione, mentre The Wrestler sembrava un film fatto da Bob Raffleson, sembrava proprio un film della New Hollywood, secchissimo, precisissimo, magro, però vedi, Aronofsky è lucido. Allora, con tutto sto pippone per dire, non puoi prendermi Penelope, perché se mi prendi Penelope in sceneggiatura, tu sai che Penelope viene e te fa ste scene, e sai che Penelope Cruz, sentite, ma quando mai abbiamo visto Penelope Cruz che la butta lì? Questa che non sappiamo perché, ma perché è un genio, ma e comunque la camera, non lo so, succede qualcosa sempre, quindi se tu hai Penelope Cruz, stai attento, devi lavorare molto su Adriana. Invece le prime inquadrature sono gli occhi di lei. Vabbè, cioè, già le io ricordo solo lei.
non va bene, non va, mentre invece, anche se The Whale non mi è piaciuto, questo Jabba the Hutt esatto. Allora, questo, non so se ho risposto, cioè, sì, quindi, sì, forse non dovevi prendere Penelope Cruz. Che poi però... che se non c'era la Cruz non aveva quell'importanza nella trama, quella storia lì. Avevamo più scene con Adriana e meno scene con la madre. Io tu alla fine non lo metti a posto, perché se non hai la Cruz magari non ti ricordi proprio niente del film. Se l'hai fatto così tempo. Io l'impressione che ho di questo film è che c'erano una serie di cose, di ingredienti, stanco, e sono stati fatti. Io sono stanco del cinema. Io penso che il cinema italiano è molto, molto sempre schiavo dei padri, dei genitori. Non mi piacciono questi film che dovrebbero essere sui ragazzini e poi sono sempre sui genitori. Non va bene. Allora, ci vuole Xavier Dolan, no? Qua. Cioè, ci vuole qualcuno... cioè ci vuole un approccio che dice: io prendo questo qui e che peraltro non erano bravissimi a farlo, prendo questo qui e è lui che adesso Padre Nostro con soprattutto Gheghi, che è un Gabriele Mainetti magro, giovane. Gheghi era super sexy in Padre Nostro, che faceva l'amico fantasma, super sexy, super figo. E lì Claudio Noce è stato bravissimo. Il bambino biondo era un po' più cartone animato. Però Favino aveva un ruolo importante dentro. Senti, credo, è un altro che se magna film. E però è nel titolo. Quindi va bene, perché Padre Nostro, e qua torniamo sempre alla mia attacco a Padre Pio. Non puoi fare un film che si intitola Padre Pio e non c'è sta Padre Pio. No. C'è 7 minuti. Anche Lucilla era È incredibile, cioè è una truffa. Adesso a me mi piace il cinema di truffa. Ciro Ippolito faceva Aliens lo chiamava proprio Aliens proprio nel momento in cui c'era, certo. Allora si chiama cinema di exploitation, che io adoro ovviamente, però appunto stiamo dalle parti dei bucanieri, stiamo dalle parti dei pirati, che è il fascino. E qua stiamo parlando di registi un po' più art house. Qua il discorso dovrebbe essere film in concorso, ricordiamo. Allora, chiudiamo qua a 1:20 di diretta la nostra serata, anche perché il mio stomaco sennò inizierà a sentirsi qui. Va a premi, secondo voi, l'immensità? Il mio stomaco sicuro. L'immensità secondo me no. Cioè, nel senso, non credo. Questi film che abbiamo, facciamo i premi. Ci viene detto, intanto io un sincero ringraziamento a Francesco Lo, dopo che la seconda volta che dico sto morendo di fame. Secondo te Coppa Volpi The Whale, lui può, al momento va... Sai qual è il punto di The Whale, secondo me? E che è la seconda scelta di tutti, è il film che difficilmente in giuria dicono no, questo no, e quando comincia a litigare dici però comunque The Whale non mi è dispiaciuto. Ma tu vedi Fraser? No, secondo me è anche proprio il film Fraser, Fraser dobbiamo vedere gli altri. Comunque a chi ci dice che Blonde c'è solo Blonde, c'è solo Blonde, non è vero, ci sono tanti film questa settimana, c'è The Son che è attesissimo, il punto che dovrebbe lavorare contro The Whale è che The Wrestler già ha vinto lo stesso film, però quello a chi è mai importato, cioè Destra, il Leone d'Oro. Sì, lo potrebbe tranquillamente rivincere. Però, pensa anche lì, che vince back to back. Se Riccardo Darin lo facciamo fuori alla Coppa Volpi, è Argentina, come io spero, va oltre Riccardo Darin. Ma c'è anche Tar, che è molto forte. Coppa Volpi, ma sceneggiatura. Io sto dicendo che Argentina potrebbe anche andare più su. Gran premio della giuria. Sì, anche Leone d'Oro. Perché sempre che deve convincere tutti in ufficio, cioè sì, che mette d'accordo, poi bisogna anche ragionare sulla giuria. Ragazzi, vediamo, non lo so, io non credo che Crialese possa, poi bisogna vedere. E tra l'altro qualcuno ci diceva che quest'anno non c'è nessun film d'animazione. Quest'anno non ci sono film d'animazione, ci sono però film italiani e bisogna anche capire. Ma se è il ci primo, sarà cioè, il primo film italiano che Guadagnino. Non era italiano, sì, no, sì, no, sì, però è e va a premio, secondo me. E poi c'è, secondo me, il gran premio della giuria. Altro che Gollum, sì, esatto. Però Gollum sta lì. Secondo me, il gran premio della giuria potrebbe vincere Guadagnino. Sì. Non so, Leone d'Oro, però il premio speciale. E poi c'è il terzo film italiano che è Amelio. E poi c'è un quarto. Non vanno quattro. Guadagnino, Amelio. Chiara. È vero, cioè, non facciamo i conti senza Susannona, non si sa mai, vedremo.
Insomma, ci sono filmoni, ragazzi, ancora questa settimana. Io sono praticamente, lo dicevo fin dall'inizio, non sappiamo McDonald's, che è molto diluito. Quest'anno è molto diluita, cioè quest'anno è pesata bene. È stato un weekend abbastanza atipico, perché sì. Film, domani e lunedì c'è Don't Worry Darling e poi c'è The Banshees. Mentre in altri anni caricavano di brutto il primo weekend, certo. da fa schifo proprio. Sì. Va bene, andiamo a mangiare. Il film più brutto è quello del medico, del ginecologo, dei figli degli altri. Mamma, quanto è brutto quel film. Uncouple. Fanalino di coda, fanalino di coda della mia classifica, già per sta il momento lì, sì. Già sta lì. Aspettative alte per Don't Worry Darling. Sì, sappiate che Florence Pugh non fa la conferenza. C'è questo questa cosa, ricordate da quant'è? Perché a Cannes capita, a Venezia era, io non me lo ricordo, un attore o attrice che viene non fa la conferenza e fa il red carpet. Ragazzi, ma tu ti sei perso su questo film, c'è un gossip duro che a me piace un sacco questa cosa, perché è il film fuori concorso di cui stanno parlando tutti, ma non per il film quanto per questa specie di faida triangolare tra Olivia Wilde, Shia LaBeouf e Florence Pugh. In tutto questo, il povero Harry Styles è proprio... Ma non c'era una storia d'amore con Harry Styles di mezzo? No, c'è perché stanno insieme. Però lui riesce a stare completamente fuori da tutto questo ed è meraviglioso. Sono molto fomentato questo gossip. Vedrò il film domani pensando solo a cosa può essere successo sul set. Cercando indizi nelle scene. Ma tanto, Andrea, solo del Signore di Anelli si parla. Esatto. No, c'è stato che si è parlato molto del gossip. House of the Dragons, però ha tirato molto anche il gossip su questa cosa. Speriamo. Florence Pugh sta con Zach Braff, vero? Non più. Sono lasciati da poco. Non è vero. Vabbè, ragazzi, wow, che meraviglia. Ho fame, ciao, buonanotte, ci vediamo domani. A che ora finisce il film di domani sera? Domani non ci sono io, attenzione. Credo, domani non ci sono film. Domani sera, lunedì, questo è tipo il quinto finale, è Il Signore degli Anelli, ragazzi, Ritorno del Re. Domani sera in sala d'Arsena c'è dove sta la sala d'Arsena? The Eternal Daughter di Johanna Hogg, 19:30, dura 96 minuti, quindi finisce alle 9:15. Ragazzi, potremmo non fare degli potremmo fare alle 10:15. Domani sera videoblog alle 10:15, quindi potremmo cenare a un orario civile. Bene. Sì, ciao. Basta. Music for Black Pigeons. Ok. Ciao.